com'è nata questa fiera, quali sono i prossimi obiettivi? Dunque, H2O 2016 è la 13ª edizione di questa manifestazione che si è dedicata alle tecnologie per la distribuzione dell'acqua e per il trattamento delle acque reflue. Oltre alle tematiche dell'acqua specifiche, quest'anno la fiera abbraccerà anche le tematiche della distribuzione del gas. Qual è lo spazio che H2O dedica all'ambiente e quali sono le urgenze ambientali legate appunto al mondo dell'acqua? Dunque, sicuramente c'è un tema di depurazione molto importante, c'è un tema di perdite di rete molto, molto pesante che dobbiamo sicuramente colmare, il tema di, ripeto, della depurazione è importantissimo, quindi particolare attenzione sarà rivolta a questi, ai temi del trattamento e della depurazione. Ingegner Cirelli, lei è l'ideatore, il padre fondatore di H2O. Da dove nasce l'idea di realizzare questo evento, questa fiera ormai internazionale? Sono l'anziano, sì, è vero, sono l'anziano di H2O. È nato tanti, tanti anni fa. Perché solo l'elemento fiera stava cominciando ad andare in crisi. Allora mi hanno detto: ci organizzi qualche convegno? Io, che mi espando molto, gliene ho organizzati un'ottantina. E il problema che hanno sempre posto tutti è: ne stai facendo troppi? E io rispondo: grazie, perché il mio obiettivo è quello di parlare di acqua. Non devono essere gli addetti ai lavori a parlare di acqua, ma devono essere tutti. E questa è la mission da sempre. Anche in questa edizione 400 relatori da tutto il mondo, 80 convegni in contemporanea, scegli dove vuoi andare, e anche il convegno di apertura che stiamo per avviare avrà dei tecnici che racconteranno dai loro punto di vista, governo, autorità di vigilanza, gestori, ambiti, come si può fare a fare assieme. Quindi allora, questo è il tema, comunicare l'acqua, comunicare la sostenibilità dell'acqua. Dove voglio arrivare? Io sto già pensando al 2018, convegno mondiale, dove dovremo portare gli impianti, le buone pratiche, tutte qua. H2O, parlare di acqua in maniera etica, coniugando il business, quindi l'impresa, e l'ambiente. Non è possibile, no, ma non sarebbe possibile, in linea teorica, sull'acqua che è l'elemento primo, anzi non è nemmeno un elemento, però noi lo consideriamo tale. E, più che altro per quello che riguarda l'acqua, è molto chiaro che la proprietà dell'acqua deve essere pubblica ed è di tutti, quello non si discute, poi c'è naturalmente da pagare le spese per prenderla, purificarla, eccetera, e quello un costo ce l'ha, e vediamo come si può fare, visto che in Italia è uno dei pochi posti dove l'acqua si paga fondamentalmente molto poco, dunque ancora ci sono margini perché il servizio venga garantito. Semmai il problema è in agricoltura, dove l'acqua se ne spreca tanta, semmai il problema è in industria, dove se ne usa tantissima. Se ne parliamo invece come elemento sociale, direi ambientale in generale, può essere soltanto vista con un approccio etico. Ora, questa parola è un po' abusata, ma come a dire, tenere presente questo, che si tratta di un bene comune, di proprietà collettiva, e dunque va trattato con la necessaria cautela. È come se fosse l'aria, nessuno si sognerebbe di fare un profitto sull'aria, non si vede perché sull'acqua. Ecco perché tra le tante iniziative che sono, diciamo, all'atere di questa mostra, ce ne sono alcune dell'Università di Ferrara, per esempio, che tengono conto dell'aspetto di divulgazione dell'acqua e tengono conto del profilo etico sotto il quale bisognerebbe farlo. Questo direi che è una cosa sicuramente encomiabile, perché non la possiamo trattare proprio come uno degli altri elementi.